E buon pomeriggio, fratelli e sorelle bianconere, e cari amici iscritti del canale, e non! E benvenuti in un mio nuovo video. Allora ragazzi, voi sapete benissimo che io sono una persona che non ha peli sulla lingua. Quando ho da dire qualcosa, la dico senza problemi. Non le mando a dire, oppure ragazzi, le cose non le dico due volte. Io sono sempre molto chiaro, molto preciso, molto sintetico, molto piccato su alcune cose. E niente, ragazzi, senza che allunghiamo il brodo, andiamo sostanzialmente al punto. Ho letto un'intervista di Giorgio Chiellini, ragazzi, e devo essere sincero, una parte non mi è piaciuta. Una parte non mi è piaciuta e mi ha profondamente deluso. Usiamo questo termine, ma mi ha profondamente deluso perché lui ha detto che per quanto li riguarda ha sempre messo la nazionale davanti alla Juventus. E a me, ragazzi, questa cosa non mi piace. Questa cosa non mi scende, ragazzi. Non mi scende, 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 non mi scende. Non mi scende. Proprio lui che ha sposato la causa Juventus. E tutto quel che ci hanno detto, e tutto quel che ci hanno fatto, e sentirsi dire queste parole da chi è stato capitano da 3-4 anni a questa parte, e fa male, ragazzi. Fa veramente male, fa veramente male. Sentire un Chiellini dire, vabbè, a prescindere del tifo, ma la nazionale è speciale, gli europei sono stati speciali. Che non lo metto in dubbio, per carità, perché gli europei sono stati speciali, però preferire la nazionale alla Juventus. Allora, tutte quelle persone che si erano fatti dei dubbi degli ultimi 2 anni, del perché ancora tu o non ti ritirassi dal calcio o comunque non dassi l'addio alla Juventus, erano fondati perché un sacco di gente, me compresa, pensava che tu le ultime 2 stagioni hai continuato a giocare nella Juventus, in primis perché tu volevi fare europei e ci sei riuscito, e in secundis perché ti volevi giocare il mondiale. Ecco perché l'estate scorsa hai rinnovato 1+1, hai fatto 1+1, perché giustamente se l'Italia fosse andata ai mondiali, te saresti stato ancora un altro anno alla Juventus per giocarti l'ultimo mondiale. Che attenzione, io non ci vedo niente di male in questo, ma la cosa che mi fa incazzare è che praticamente tu hai usato la Juventus, hai schiavizzato la Juventus per un secondo fine, per arrivare a giocare in nazionale. Allora la gente quando pensava che tu in certe volte ti risparmiavi, oppure che ne so, stavi infortunato, appena tornava la nazionale, pum, subito in campo, subito titolare con la nazionale, invece con la Juventus no. Allora tutti i dubbi e tutte le cose che uno pensava erano fondate e non ci eravamo sbagliati allora, caro Chiellini. Ricordati che se sei diventato quel che sei diventato, se sei stato quel che sei stato, un merito è un nostro. È un nostro, sicuramente anche il tuo per il lavoro, il sacrificio, la tenacia, il coraggio, la grinta, la passione, il cuore, la determinazione, il sacrificio, tutti gli aggettivi di questo mondo, ma è pure grazie a noi, perché se te non avessi giocato nella Juventus, beh, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so che grande club a te ti avrebbe mai preso, eh. Adesso qualcuno, qualche chielloniano mi verrà a dire, ma c'è stato un certo periodo che il Real Madrid ha cercato Chiellini, sì, ma quando già aveva incominciato a vincere con la Juventus, quando era già, diciamo, tra virgolette, affermato o andava via via affermandosi, perché la Juventus vinceva i campionati con Antonio Conte, ma prima, nell'era Zaccheroni, nell'era del Neri, scusatemi ragazzi, nell'era Ferrara, cioè, quante cazzate faceva Chiellini in difesa, ragazzi? Mo'. Veramente dobbiamo metterci le dita in gola e dobbiamo vomitare tutto? Eh? Non mi fate diventare cattivo, non mi facete diventare cattivo, perché poi se Gaetano diventa cattivo, poi non so come va a finire. Chiellini ha fatto un sacco e un sacco e un sacco di strunzate, che se non era Antonio Conte, se non era Antonio Conte, non lo so se Chiellini sarebbe diventato quel che è diventato.
Ok, ragazzi, perché prima che arrivava Conte, Chiellini facevi schifo in the face. Facevi schifo! E io vi dico un bacio! Ecco perché a certi di voi i miei contenuti, i miei video non piacciono o non si iscrivono al canale, perché Gaetano dice cose in faccia. Gaetano non ci nasconde tra i nutriti. Gaetano se non dice una cosa, la dice in faccia. Chiellini, prima che aveva conto, faceva schifo. Già poteva proprio spiare. Già poteva proprio spiare come io che va a pallone. I palloni che gli spazzavi in corpo. Entrate pericolose. Entrate scomposte. Oh! Ma chi vuole pigliare per culo? Andai a baciare i piti a Conte se Chiellini è diventato quel che è diventato. Ma se no, chi cazzo ci cagava a Chiellini? Ma chi ci cagava a Chiellini? Quindi a me questa cosa mi ha dato molto fastidio, caro Chiellini. E vorrei un po' più di riconoscenza da parte tua. No, che tu metti prima Nazionale e poi metti a Juventus. Ma che cazzo è uscito qua? Cugli menichene? E che sì, menù, casa sollievo della sofferenza? E che sì, ma che su buon Gesù, che chi bebè? Ma qui l'ha detto che la Juventus era una vacanza, adesso torno a casa mia. Qui l'ha detto, no, ma la Juventus così, qui l'ha detto, ma no, ma la Juventus così. Mo ci riesce pure questa che è stata 17 anni in da Juve. 17 vuol dire che te non hai capito un cazzo. Non hai capito un cazzo. Allora, già che ti piace la Nazionale, hai messo sempre prima la Nazionale davanti alla Juventus. Vai a fare il dirigente con Gravina, va, va. Accetta la chiamata di Gravina, accettala. Accettala, dopo tutta la merda che ci ha nittato in gola, caro Chiellini, accetta la chiamata di Gravina. Accetta la chiamata di Gravina, caro Chiellini, dopo tutta la merda che ci ha nittato in gola, e tu lo dovresti sapere bene, visto che sei sceso in Serie B con la Juventus. Evidentemente il cervello incomincia un po' a formattare le cose, incomincia un po' a cancellare. Bravo Chiellini, bravo. Vedete ragazzi, io sono una persona che io non ho peli sulla lingua. Io se la devo dire una cosa la dico senza problemi. Che si chiami Chiellini, che si chiami Marchisio, che si chiami Bonucci, a me non me ne frega un cazzo. Ulite, capisci o no? Ma se te manchi di rispetto alla mia squadra del cuore, tu ti puoi chiamare come vuoi. È Crocianeiro, è Libro dei Morti. Chiellini ha fatto capire che negli ultimi 2 anni, lui ha giocato nella Juventus perché teneva intenzione di giocare a Nazionale. Allora lui giustamente si farà l'ultima partita, la Supercoppa, che l'Argentina, la Supercoppa Maradona. Se la fa, se lo convoca e finisce. E lì la storia. Poi lui se ne andrà a Los Angeles forse a fare un anno nella MLS nel campionato americano e poi tornerà. Ma sai che cosa ti dico, caro Chiellini? Vattene direttamente da Gravina. Non tornare proprio in società alla Juventus. Non tornare proprio. Io non li voglio i leccaculi. Io non li voglio i leccaculi in società. Io voglio gente competente. Gente che vuol tornare a vincere. Gente che vuol tornare a riportare la Juventus in alto. Leccaculi, amici, raccomandati, via da questa società. Via. Avete fatto il vostro tempo. Spazio ai freschi. Ai freschi. Ai freschi! Scusatemi ragazzi per questo piccolo sfogo, ma a me quando io leggo queste cose o sento queste cose mi si urtano i nervi, mi girano i palli, un stomaco c'è un turcinese. E non va bene ragazzi, non va bene perché lui è stato il capitano della Juventus e dal capitano della Juventus io queste dichiarazioni qua non me le aspettavo proprio. Ecco perché quando dico io di Gaetano Scirea e di Alessandro Del Piero sono unici e ce ne saranno soltanto uno solo ragazzi. Senza dimenticare Marchisio, però vabbè ragazzi, niente contro Marchisio, ma per me Gaetano Scirea e Alessandro Del Piero sono stesso livello, ragazzi, sono sullo stesso livello. Per me sono i due D della Juventus e non cambio idea. Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona giornata a tutti. È sempre forza Juve, ma molto male, Chiellini, molto male.